Quindi siamo con Leonardo Milis, io ti conosco in questo momento e quindi non sono preparato, allora è l'occasione per sapere le tue cose, le tue ricerche almeno, no? Di che cosa ti occupi soprattutto? Chiaramente quando si chiede a Leonardo Milis qualcosa del genere diventa un problema, perché sono diverse pubblicazioni, diversi libri, diverse pubblicazioni all'estero eccetera. Comunque diciamo che il nome di Leonardo Milis è legato a Chardin e i popoli del mare, che oggi sta navigando non solo con i miei libri ma con quelli di tanti altri che hanno seguito poi a scrivere di questo argomento, e sta entusiasmando tutti, soprattutto la questione sciardana per i sardi chiaramente, ma anche i popoli del mare per il resto d'Italia e del Mediterraneo, ecco. Cioè, se possiamo riassumere in due battute, così da quello che mi è sembrato di capire, i sardi o gli sciardani erano un popolo marinaro. Allora, sardi, sardana, il nome è quello. Erano anche un popolo marinaro, se vivevano in un'isola è normale, ma anche noi lo siamo. Cioè, voglio dire, molti mi chiedono infatti, dice, ma erano, cos'erano guerrieri, cos'erano mercenari, pirati, cosa diavolo erano? Erano un popolo. Come tutti i popoli avevano i naviganti, avevano i pastori, avevano i contadini, soprattutto marinai, perché vivevano nelle coste delle terre, non solo della Sardegna, ma soprattutto. Ascolta, Leonardo, ti do del tu, no? Sì, sì. Questo tuo ragionamento su che cosa si appoggia, degli elementi concreti oppure... Lo credo bene, ci ho studiato 40 anni in giro per il mondo, soprattutto in Egitto chiaramente, ma non solo, ma nel resto d'Europa, dall'Inghilterra alla Francia eccetera, quindi gli studi sono una raccolta di esperienze di vita vissuta, non necessariamente per scrivere un libro, al contrario di altri che hanno deciso di scrivere un libro e hanno fatto le ricerche. Io non dovevo scrivere i libri, è stato un editore pazzo, un editore sardo che ha fatto una scommessa, dice, perché lei sa, il suo libro sarà un best seller. Dopo 2 anni mi ha convinto e quindi all'inizio del 2000 io ho pubblicato questo libro in Italia, Chardin e i popoli del mare, che è esaurito in una settimana e oggi ha 15 ristampe, anche traduzioni in altre lingue, eccetera. E quali sono gli elementi sui quali tu ti appoggi, diciamo, probanti? Le mie scoperte soprattutto. Ecco, citacene almeno qualcuna. Allora, una città sulla Giara, dove non ci dovevano essere insediamenti, secondo gli archeologi, che io chiamo archeoguni bonariamente, loro mi chiamano con ben altri appellativi, e io ho scoperto una città sulla Giara, anzi adesso sono due. E quali sono? Allora, una è Santa Vittoria, che era quella che io cercavo. Io sono originario di quella zona. Da bambino feci la mia prima scoperta a 8 anni. Un reperto. Tu sei un archeologo, quindi? No, io sono uno storico. Ah. Mi occupo anche di archeologia, perché ho scavato siti, non in Italia, dove non potrei, ma in Egitto sì. Sì. Io ho scoperto un tempio in Egitto con macchinari che non dovrebbero esistere, ma questo non è un argomento di cui parleremo oggi. Però, diciamo che... Molti mi accusano di non citare le fonti. Che fonti devo citare? Sono le mie le scoperte. La Ziggurat di Pozzo Maggiore, la piramide di Sassari, che poi è una pagliara, sarà una novità per i sassaresi stasera e per quelli della zona. Quindi è un regalo che faccio agli amici di Sassari. E in Egitto invece che cosa hai trovato? In Egitto ho trovato i Sardana, i Sardana, come li chiamiamo noi. E che cosa però? Nella guardia personale del faraone, dei faraoni. Ho capito, ma c'è un documento, c'è un'immagine? Culture. Ah, ecco. Culture dove gli studiosi egizi chiamano questi guerrieri Sardana. Attenzione che però nelle mie prime puntate in Egitto, negli anni 80, loro chiamavano Sardana i popoli del mare venuti da Venezia. Dopo la mia seconda incursione la cosa è cambiata, perché il governatore di cui ero ospite mi presentò al ministro della cultura al Cairo, il quale decise che Sardana, d'ora in avanti, sono i sardi per le guide egiziane. Quindi se vai in Egitto ti diranno questi sono i Sardana, vengono dalla Sardegna. Ascolta, questi tuoi ragionamenti, queste tue ricerche hanno l'appoggio del mondo ufficiale, chiamiamolo accademico? C'è stato subito uno scontro nel 2001 in un convegno archeologico di Oristano dove sono volate le sedie, ma non per colpa mia, per colpa loro, perché io ho parlato. Il convegno era dedicato ai Sardana, il popolo dei nuraghi, con punto interrogativo. Io sono intervenuto per ultimo, ho parlato di Sardana e i popoli del mare, quindi figurati la sorpresa, la gente. La gente però è venuta a salutare, a abbracciare Leonardo Milis puntando il dito contro di loro, gli altri erano 3 archeologi, dice bravi, massacrati, cioè non ripeto quello che è stato detto il giorno, e quindi c'è stata questa inimicizia immediata. Oltretutto loro non erano abituati a essere contestati nel loro dire. Io purtroppo li ho contestati.
Per chiudere, io sono un po' profano ed esterno, ma mi ricollego, ho l'immagine perlomeno in testa in questo momento della navicella nuragica. Chardin. Ecco. Non nuragica, Chardin. Contrariamente a quanto di cui mi accusano, che Leonardo Mesdi praticamente giudica i Chardin nuragici, è tutto il contrario. Io faccio una netta distinzione fra nuragici, che non sappiamo come si chiamassero, e i Chardin. E oggi parleremo anche di questo. Questa tua passione quando è nata? Tu sei un autodidatta allora? No, allora io ho fatto gli studi classici, basandomi sugli studi classici, punti interrogativi eccetera, poi girando il mondo dall'Egitto all'Oriente, come abbiamo detto prima, Europa eccetera, vedevo, riuscivo a trovare le spiegazioni per le cose di cui io dubitavo, ma non solo io a quanto ho capito, perché molti lettori mi scrivono: ma io lo sospettavo, signor Melis, questo, lei me l'ha confermato, questa è una cosa bellissima. Ultimo, abbiamo chiuso, sì. Esiste anche una scrittura di Chardin oppure niente? Sì. Ah, non solo di Chardin, ma i popoli del mare inventarono la scrittura alfabetica nel Sinai. Alla fine del terzo millennio, la scrittura alfabetica di cui si parla tanto oggi è un'invenzione dei popoli del mare. Non lo dice Leonardo Miles, lo dicono gli archeologi di primo secolo 1900. Leonard Woolley diceva che i popoli del mare regalarono ai loro compagni cananei, quindi quelli che chiamano loro fenici, il segreto della navigazione, della porpora e della scrittura. Quindi la scrittura chiamata fenice, scrittura dei popoli del mare. Chardin. Grazie. Prego.